Italia purtroppo nel 2015 abbiamo avuto, dopo 10 anni di costante diminuzione degli infortuni e dei morti, nel 2015 gli infortuni mortali sono tornati ad aumentare e trattarsi di una percentuale di circa il 16%. Quindi questo ci preoccupa, perché chiaramente ritorna a presentarsi il fenomeno in tutta la sua gravità. E anche nel primo bimestre e trimestre del 2016 si registra una riduzione, ma che comunque è abbastanza minima, perché nel primo trimestre si parla, per stare su Brescia, di 1,5 punti, quindi una riduzione purtroppo minima, e sono solo i primi 3 mesi. E pertanto niente, qui su questo bisogna assolutamente che ci si dia una mossa, ecco. Per quanto riguarda Brescia si parla di una crescita del 19% delle morti bianche tra città e provincia. Esatto. Diciamo che già in provincia di Brescia noi abbiamo circa 14.500 persone che a seguito di infortuni sul lavoro portano una disabilità permanente. Questo per avere la dimensione del fenomeno sulla nostra provincia. Nei primi 3 mesi di quest'anno siamo già a 6 morti, uno anche ieri in Valtrompia, e diciamo che per essere i primi 3 mesi 6 sono già tanti. L'anno scorso sono stati 25, che sono stati più del 2014, e quindi insomma i numeri ci dicono che su questo fenomeno bisogna assolutamente prendere iniziative. Lo devono fare le istituzioni, ma direi che lo devono fare tutti, in modo particolare chi è nel mondo del lavoro e chi dà lavoro, ecco. C'è un'emergenza che riguarda, in questo caso, che riguarda anche le malattie professionali, anche queste sono cresciute nel bresciano. Queste dell'8%, una percentuale molto più alta rispetto alla Lombardia e all'Italia. Anche quella delle malattie professionali passa sempre un po' in secondo piano, però sono sempre di più le attività lavorative nelle quali è facile contrarre appunto delle malattie. Quindi anche su questo ci vuole la massima attenzione, il sistema sanitario deve intervenire in termini preventivi, perché su questo si può fare qualcosa. Esatto, prevenzione e sicurezza. Prevenzione e sicurezza, la formazione che a seguito di un lavoro sempre più precario, ad esempio il fatto che oggi si usino molto i voucher, teniamo conto che c'è stato un aumento incredibile di utilizzo di questo sistema del voucher, soprattutto per quei lavori temporanei, e però questo significa che le aziende assumono lavoratori che vengono adibiti a lavori magari per la prima volta senza formazione, tant'è che nell'ultimo anno è triplicato il numero di lavoratori retribuiti con voucher che hanno avuto infortuni sul lavoro, e è raddoppiato il numero di infortuni mortali di coloro che utilizzano i voucher. Si sta muovendo per promuovere un referendum per l'abolizione di questi voucher. Sono stati introdotti nel 2003 dalla legge Biagi, sono stati poi un po' estesi durante il governo Berlusconi, e adesso col Job Act diciamo che mi è data la possibilità di usufruirne in modo più ampio. Io direi che l'istituto è giusto se utilizzato nel modo giusto, quindi per i lavori temporanei può andar bene il voucher, perché è un modo per retribuire anche chi ha lavori appunto ridotti nel tempo, ma però chiaramente le aziende lo devono usare in modo corretto, cosa che invece oggi non viene fatto.